Cazzo, non fa pipì. Qualifiche, se i giri vanno bene, sì, no? Quando scaldi fai? Sì, calcola 6 giri, sono già quasi 18 litri, eh. Io farei 5 14 litri farei io. 4 per 3, 12, 6, 5 giri saranno. Tanto non faccio 5 per 3, 15 per 3, 18. Tu hai detto 18, poi 17 si consuma qualcosa in meno. Facciamo 17. Ho fatto una cazzata, ho fatto una cazzata. Siamo solo in 16? No, 24. No, 24, no, siamo tanti. Io vedo già... uno di 16 e uno di 24. 16 GT4 e il resto. Giacca aveva detto non c'era nessuno. Siamo creati, no. Ci sono più nessuno. No, veramente. La gente si è allenata nei server privati. È allenata offline, tutti. Sono fatti i loro server. Io sto girando adesso. Qualche giro ieri sera, mi sa. La multiclasse comunque è bella. È bella, sì. Un po' organizzata con scampi di cuve, eccetera, eccetera. Mi accontenterei di partire i primi 12. No, ma è possibile. Vabbè, ma tu ce la fai. No, ma è impossibile perché ci sono le GT4, cazzo. Per le GT3 che sono poche. Sono 8 quelle. Con gli altri sono 7. Primi 15, dai.
lì benzina per la gara 71, hai detto 74. Sono 26 giri, vedi il tuo consumo medio. 25 giri sarebbero. Sì, ma adesso sei leggero però. Yeah, it's a slow car, man. Riesco ad abbassarlo. Quando ce l'ha davanti non sa neanche se è una GT3. Però non è facile. Magari che non mente, si sveglia quasi male. Perché nel reale c'è magari lo spotter che non conosce, vedi che è una GT3. Beh, ma lo vedi dalla griglia a sinistra, la classifica a sinistra. Se è nel numero hanno il triangolino a destra blu, no, blu è la GT4. Ah, ok. Allora, i primi 8 fanno un'altra gara. Lo dico così spassionatamente. I primi 8 della GT4? Sì. Credo, ho visto un 58.0 in vita mia. Pam! Quello lì, questo è un fast start.
Andrea, consiglio, freno sempre a manetta o lo devi modulare? Allora, io sto cercando di capire se bisogna fare il... trail braking. Gemello sta laggando su tutta la pista. Sì, è vero. Ha un ping troppo alto. Sì, sì. Ora, mi è passato, ha fatto flipper. Però io non l'ho toccato, infatti la macchina mia è intera. Ah, è Chazmo, quale che GT3. Ha dato un secondo a Misuri. Secondo e mezzo a Mandarino. Vabbè. Oh, ma lui dicevi che... Jezzi e Puzzarini primi nelle GT4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono ottavi nelle GT4 al momento. Guigiani attaccato a uno sputo, dai, figa, devo far fuori anche Guigiani, via. Qua devo sistemare le pressioni. Un punto qua, un punto qua, due punti qua, due punti qua. Si attacca lento. Intanto lo salvo. Per ora sì, però boh. Io ho detto nei primi 15. Dai. Siamo là in 4 decimi, ci siamo. A tentare. Di Paolo è il prossimo, facciamo fuori. Sì? Sì. Se non sbaglio ha centrato Piaggiotto. È una GT3, gli sto dietro io. Sì. E te Cosimo, bravo, sei lì subito dietro. Ma poi niente, sei là. Non mi sono allenato poco. Ma anch'io mi sono allenato poco, Mo sto tentando il setup adesso. Yellow flag, be careful. Io però, insomma, livellano tantissimo. Nel senso che arrivi subito quel limite che può migliorare, mi metti un sacco a migliorare. No, troppo lungo. Non è solo la prima, grazie al cazzo che sono andato lungo. Dove metti la prima? Ma la prima. Ah, io di seconda. Car on the right.
clear on the right. Ecco dove ci ha mangiato quei due dici. Ma io non abbiamo l'MG, non ho la Porsche. Però mettevo la prima con la Porsche. No, io ho provato. No, mettevo la seconda con la Porsche. Ma infatti con la prima... No, mettevo la seconda con la Porsche. Ok. Devo capire a frenare, no? Avevo visto 3 decimi nella prima variante. L'altro amico inglese del Team Ford. Non ho un giro. Quindi quanti siamo? 20? Non lo so. Verso sinistra, guarda. 24? 26. E i due saranno vedete la telefonica. Quindi io sono 11esimo di 18 su 24. Che schifo. Premi a quanto ce l'avete? A 2 o 1? Io l'ho lasciata a 2, cazzo. Car on the right. Clear on the right. Cazzo, mi ha superato coso. No, ma ho superato coso di Crossland mentre stavo facendo, ero 30, ero 3 decimi sotto e in curva mi ha fregato. Ma siamo tutti lì, Il freno anteriore è 1, posteriore è 1. Yellow flag in sector 3. Sto facendo la gara, lascia così, lascia così. Ah, non ho più benza. Non è possibile che devi rompere. Cazzo, sto facendo l'ultimo giro. Lo sai che devo giocare anche contro. Non è possibile. Adesso mi chiudo dentro e lo faccio. Beh, Senna in qualifica ce l'ho solo a 3 decimi. Kevin Scullery a 6. E davanti sono belli attaccati, a parte Paolino che fa un po' di buco alla fin dei conti. Anche Jezzi, cazzo, Jezzi è forte. Jezzi è un buon pilota, mi sa. E 16. Vabbè, 75 litri. Allora sì, risistemiamo il setup per la gara. Io faccio il cambio benzina. Mezzo però. Dici che conviene cambio benzina? Io faccio il cambio benzina, sì. Il bilanciamento a quanto lo tenete? Io adesso ce l'ho a 55,8.
Ah, ecco. Aspetta, bilanciamento freno si vede. Grip meccanico. Non fa la pipì. Quanto ce l'hai tu? Come lui. 55,4. E 58. Guardatevi che sono due macchine diverse, cioè non contate. 57. Dai. Non puoi cambiare, non puoi cambiare. Non potete adesso, considerare me. Ma Giuseppe non ha fatto tempo? No. Ma cazzo. Infatti mo salirà. User joined your channel. Brutti. Poi a te sto aspettando. È un altro canale io. Hai detto. Benza quanta? 75. 1000. 1000? Sì. 75. 70 o 80? 75. 77, scusami, ho messo. Però non lo so. Allora, strategia 87. Che qua dietro io, Dagat e Semeraro. Oh, mamma mia. Poi sul setup avete fatto qualcosa voi? Io ho messo le gomme aggressivo, gomme 22-1, 23-3 2-1 sinistra, 23-3 destra, 21-7 sinistra posteriore, 22-7. Io non so se correre con le 2 o con le 1 posteriore. Voi correte con le 2 o con le 1? Che cosa? Di freni. E tu mi hai detto 1, ho messo 1. No, io metto 1, dai, per la sprint ci sta bene, al massimo vado lungo su qualche frenata. No, ma 2 è peggio, no? 2 dura di meno. No, 2 dura di più. No, di meno. No, la 2 dura 4 ore, è la 4 che dura di meno. Quindi dove cazzo 2. Fanno questi freni? Mettiamo 2, dai. Ma dove? Tu grip strategia. Ah, io metto io. Garantirò l'io. Cazzo. Poi grip meccanico, ho messo barra anteriore io 3. Potenza freni 100. Lanciamento di freni 57. Apporto stesso 18. Lift rear 11.600. Right rear 11.600. Tutto il resto è senza colorato. Poi c'è barra anteriore io posteriore 1. Precarico 70 Nm. Raga, 20 secondi, E poi niente, tutto normale. Lascio così, vaffanculo. Tanto non finisco la gara. Manco io. Madonna, Gariboldi avanti. Madonna, ti inculo. Ti giuro che vengo giù e ti inculo, eh. Ah, non so, tra me e lui, non so chi. Sono un fantasma. Chi ci arriva prima. Io sono all'interno, eh. Io in più interno di te. Sono un fantasma, sono un fantasma. Io parto piano. Stay double file. Io pure io. Tanto ci sarà Perrone che fa strike. Low tire pressure, stay clear on the curbs. Frenate, frenate tanto, scaldate i freni. Occhio si va, occhio 70. Green light, green light, go go go. Car on the left, clear on the left. Già gente ammazzata. Non già toccati. Non ho preso Paolo. Andato a drive through per eccesso di velocità in partenza. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right.
flag ahead. Watch out. Slow car ahead. Quanti warning prima del drive thru? 3 mi sembra, il terzo ti dà il drive thru. Al quarto te lo dà. Al quarto te lo dà? Sì, sembra al quarto. È sempre lungo il bandetto. Le biondetti. Gianco si è girato. Yellow flag, be careful there. Girato la seconda di lei. Non so se ha avuto contatto. Paolo si schianta da solo. Ah, di Paolo è spostato. Non è capace di stare in pista. No, non devi passare qua, devi passare prima. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Dai, che ce la battagliamo un po'. La lascio, vai, se ne di più tira. Cosa lasci? No, gliela lascio, se ne ha di più deve tirare lui.
on the right. Mi sono beccato warning per il track prima volta. Car on the right. Clear on the right. Mi stai battagliando col tuo disco? Sì. Ma lui stacca, riesce a staccare dopo di me. Clear on the right. Possono staccare tutti dopo di me. Vaffanculo. Quanto stacca? 150 alla prima variante. Io un filo prima. Poi sono più veloce di lui. Scusa. Niente, Max, vengo da te. C'è la GT4? GT3 di fianco? No, GT4, Paolino. Clear on the right. Poi ho visto qua. Altro passo. Davanti che si sta massacrando. Gianni Tobiso. Adesso succede un patatrack. Perché avevo tagliato. Infatti è figa che sta. Vabbè,
Paolo ci sta che stia davanti, dai. Sì, sì. Di più è col tuo disco, facciamo la gara. Il problema è che Paolo, se l'ha centrato Paolo? O quello là si è girato? No, ma dico, ma l'ha centrato Paolo o si è girato quello là? All'interno! Vediamo il pezzo, sono a posto. Ma che non gira male. Vai, adesso se ci diamo fastidio fra di noi. No, tu segui me, segui me che andiamo a prenderlo. Sì, vai. Salteremo più veloce. Cioè che lui è uno che solitamente qualche cagatina la fa. Cazzo, ha preso un po' lungo. Cazzo qua, mezzo secondo. Non ci credo. Vabbè, quindicesimo e sedicesimo, dai. Siamo onesto. Nella top 10. No, l'ho presa lunga. Vai, l'ho presa lunga. Vai, tranquillo, vai. Cazzo, mongolo. Ancora 34 minuti, ragazzi. È al quarto che si prende drive thru. Slow car ahead. Bandiera bianca, slow car ahead. Io ho fatto un drive thru, una riparazione macchina e cambio conto. Adesso. Sì. Maledizione. Hai preso drive thru in... in partenza. Cosa fa a non allenarsi? Ok, viene ancora. Coglioni. Ma che cosa fa schifo? Continuano a superarti. Facendo la gara, lasciala stare. Stao. Comincia a mollare le gomme. Sì. Ho cambiato, hanno fatto lo step più basso. Ok, 20 minuti, iniziano a mollare qualcosina. E la Aston Martin ne soffre. Io pitterò a 25, cerco di far mezza gara. In modo che poi ho 20 minuti di gomma fresca. Chi è che era quello davanti?
5 secondi avanti. No, ce l'ho davanti a me. Sbagliato, io ce l'ho a 7 secondi. Ce l'ho a un secondo, qua davanti a me. Sto macinando un decimo a giro più o meno. No, no, ho toccato la DS per sbaglio. Madonna. Due coglioni sti GT3! Non ne posso più! No, oh, cazzo, poi fa schifo sto misto. Mi ha fatto perdere 2 secondi. Anche a me prima è successo. È che poi li ho recuperati su quello davanti, perché il giro dopo quello davanti ha avuto la stessa cosa. Merda, sto perdendo. Viaggiotti, io ti lascio l'interno, vedi tu. Car on the right. Clear on the right. Passando tuo disco? No, ho passato Giallo. Vai così indietro Giallo. Ma ti sei già fermato Gianluca? Sì, sì. Ah, ok. Vai, trail breaking, Andrea, su, su. Non c'è questo spavolo ancora, sì, vai. Litri raga, vai, devo entrare, no, ancora 2 giri ci li ho, occhio che sono 2,7 litri, 2,6 litri, 2,65 litri, io per sicurezza 2,57 litri, no, ma entro, se lui non entra gli faccio undercut. Keep pushing.
Occhio Gianluca, vai a sinistra che c'è una BT3. Vai a sinistra. Manda occhio. No, è mezzo secondo. Forse un secondo. Mamma, ogni volta che mi devo raddoppiare. Car on the left. Clear on the left. Non ce l'hai un altro giro. Madonna, che rischio. Dario, che rischio. Ma chi è che è entrato così di fianco con te? Io e Dario. Sono io che stavo rischiando di centrarlo. Puttana, che rischio. Perde veramente tanto tempo il pit. Sto facendo una gara, lascia no! Guarda che te lo tiro addosso, No, no, ma puttana troia, mi hai fatto andare dritto! Vai, vai di là! Sì, va bene, vai di là! Sa che Max si è schiantato. Come sa? Car on the right. Clear on the right.
Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Andando Cosimo? Malissimo. Ho cercato di forzare un po' e mi sono girato. Sempre lungo, freno troppo tardi, sbaglio sempre qua, cazzo, un mongolo. No, ma c'ho il setup proprio sbarratissimo. No, io con la MDS mi trovo bene. Sotto sterza in uscita curva che è una bellezza. È passato il disco? No, mi sono incastrato con Puzzarini. E sto dietro a Cisco e nono. Ho fatto 2-3 ore. Lo posso passare tranquillamente. Come fa a essere nono Cisco? Che era dietro di noi di brutto, non ha ancora fatto il pit? Sì. Grazie al cazzo. Io sono nono in classifica adesso. No, non è Cisco.
Ma non ho GT4, sono io. Ah, GT4. Mi sta chiamando Guigiani, che è un altro che viaggia, quindi viaggia male. Davanti a me. Ma deve ancora fare un pit stop Cisco. No, è entrato adesso. No, non è, ma non l'ha fatto bene. Ah. Ha ancora uno. Non va che non ha cambiato le gomme. Dovrebbe avere il calo fra poco. No. Ci riprova Cisco, attenzione. Congratulazioni, la tua patente è stata aumentata a Silver. Grazie! Che bella notizia. Troppo gentile. Gli autografi dopo. Questo sono io. Sarò scemo, vero? Sì, sì. Ne avevo già la certezza, però. Ho Guigiani attaccato al culo, non riesco a prendere il tuo disco, non capisco perché sto guidando così male.
diamogli trazione a sta macchina che ne ha, figa. Dai, abbiamo mangiato un secondo sto giro. Guigioni ha preso drive-thru. Giuseppe, sto sbagliando un po' di culo. Sti quattro quanto sono? Bravo. Ragazzi, siete sicuri che è il quarto che mi dà drive thru, vero? Sì, è il quarto. Ho già presi tre. No, ne ho presi due. Se prendo il terzo e mi dà drive thru, Max, so dove fare... abiti. Devo stare tranquillo. Andiamo a prendere il quarto. Ecco la cosa rapidissima. Vai, tuo disco, devo prenderti due secondi in due giri.
Se pensa che rispetto al mio miglior tempo ho fatto bene la prima variante, ho guadagnato mezzo secondo. È allucinante quella curva lì. Quanto margine. È veramente allucinante. E ne ho, figa, perché non m'alleno? Grazie. Sette decimi, ragazzi, è un ultimo giro di fuoco. No, faccio la linea normale, che visto pure stretto. Ultimo giro? Ultimo giro. Sono a 4 decimi dato disco. No, 7 decimi. Stacco tutto il curvone, ci provo il curvone. Si è passato l'RC con questa gamba. No, sono visto fuori pista. Car on the left. Clear on the left. Oh, ma passa. No, ma è gemello. È gemello. Solo una speranza. Ma gemello, che macchina è? Ha tagliato gemello. Ah, cazzo! Cazzo! Checkered flag, good job, you did the best you could. I'll bring the car back. Ah. User left your channel. User joined your channel. Molino. Avete finito, ragazzi? Mamma mia. Qualcuno di voi ha un replay sotto mano, per cui voglio capire chi è quell'imbecille che mi ha centrato in curva 1. No, non ce l'ho ancora. Io te l'ho rimesso in carreggiato. No, ma guardalo anche tu un attimo, dopo che ce l'hai. Non credo. Io sono arrivato sesto nelle GT4. Io settimo dietro. Tu dietro settimo dietro di me, sì. Conteggia che io oltre i 15, i 20 piloti ci sono in pista, ce ne ho uno anche in casa. Ho fatto una bella gara. Contro disco, il problema è che ho fatto un sacco di errori. Io stavo venendo a prendere, è andata bene che mi è, ma cosa avete combinato con Guigiani? A Guigiani non so, gli fa dove vuole la macchina, devo dire. Ma perché si è girata la macchina? Ha scodato, cioè mi sono allargato, ho scodato e poi ha iniziato a stringermi. Io ero all'erba.
mi ha toccato il musetto, si è girato. Devo fare. Io ero volante dritto. Se mi squalifica il campionato è anche meglio. Peccato, perché ho fatto un grosso errore all'inizio e poi ho perso tempo lottando con Puzzarini e niente. Green light, green light. Bella però, ragazzi, bella. Bella, bella, bella. Fine davanti a te, eh? Sì, davanti a me di mezzo secondo. Per favore, ragazzi, nessuno di voi ha il replay che viene salvato? Ce l'ho io il replay, ce l'ho io. E dagli un'occhiata. No, perché si sa che è stato Puzzarini a cilindrarmi e se lo devo andare a massacrare. Aspetta che guardo se c'ho il replay, perché non so se me lo salva in automatico. Non mi ricordo se me lo salva. Replay, highlight, salvati automaticamente. Mercedes AMG Monza Circuit. Mercedes AMG Monza Circuit, eccola qua. 55, 59, 30 luglio. Ho fatto anche gli highlight. Che figata, ti fa gli highlight in automatico. Guardate ragazzi, litigi. E mi salvo la qualifica. No, vai tranquillo Max, non preoccupa. Allora, adesso te lo passo Paulino, fai il bravo. Io no, andare... no, guardalo tu per favore, non me lo passare, guardalo adesso tu. Vado in canale. Io devo andare in canale DG, quindi se vuoi vieni lì. Channel switched. Channel switched. Dario, puttana merda. Dario. Eccomi, eccomi. Scusa per la toccata, ma ho fatto due giri che non sapevo perché staccavo così lungo. Ma infatti poi, ma fa che perdi carico dietro come può essere, non ho capito che cazzo ho combinato, ma in quelle due curve lì, cioè quelle due volte. Poi ho visto che non è successo niente, ti ho lasciato passare e ho detto boh. Ci siamo divertiti, dai, una bella staccata. Cazzo, perdevo 4 secondi, tu dopo 15 minuti perdevi prestazioni. Io ho detto, da chi devo prendere 4 secondi? È una vita che non facevo una gara seria, puttana troia. Che bello. Oh. Vabbè, chi vuole... La prima staccavo fortissimo. No? La prima staccavi da Dio, tu mi perdevi tanto nel settore centrale. A me rispetto a me. Sì, vabbè, cioè, giravo a cazzo, vabbè. Ragazzi, una domanda. Vai Daniel. Qualcuno con la GT4 a metà di gara senza freno? Non lo so, adesso vedremo il replay Daniel. Cazzo. No, perché io con la macchina mia a metà di gara e senza freno, impossibile. Ah, no, bene. Assolutamente no. Io ho usato i freni numero 1, quindi sì, quelli da sprint, sì. E ho frenato tutta gara, a parte due curve con Dario, che ho frenato lungo, no, tre curve con Dario che ho frenato lungo perché volevo staccare profondo, tutte le altre curve tranquillo. Nessun problema. Ma scusate un attimo. Anch'io, perfetti, i freni fino alla fine, staccatone. No, non lo capisco perché. Scusate un attimo, ma al primo giro, la prima staccata, chi è che c'ha la BMW nella GT4? Sì, l'ho visto. Figa, mi ha tirato una tronata. Cioè, mi c'è un trompo, gli ho trompeato. Allora, ragazzi, chi vuole, se qualcuno ha qualcosa da dire, venite giù in DG, in direzione gara. Se nessuno ha niente User da dire. Channel. Madonna. Alla prossima. Ciao, ciao. Channel switched. Channel switched. User left your channel. User left your channel. Ci danno tutti? User joined your channel. Paolo? Ragazzi, capiamoci però. Channel switched. Ragazzi, user joined your channel. Sì. I vincitori di gara di GT3 e GT4 ci servono giù, per favore. Vincitori, il primo. Chasmo è inglese. Ragazzuoli, okay. Ci siamo. Sì, Chas è inglese, però okay. Posso dirgli di venire, non è un problema. Ce la fa? Sì, sì. Okay. Porto giù io. Ok. GT3 e GT4 ok, vi porto giù Chasmo. Kevin, dammi tu l'ok. Sì, e GT4 GT4 che ha vinto. They wanna interview you. You ready? Come. You don't have it on TS, there's a problem. Let me ask with them. Ragazzi, lui su TeamSpeak non ha il microfono, ce l'ha solo su Discord. Allora io lo squalificherei. Squalificato, Chasmo, squalificato, Chasmo. C'è un modo per sentirlo su Discord, perché lui lo usa dal telefono. Vediamo, sento gli altri, se vuole... aspetta un attimo. Sì, a meno che vada deve fare scritta. Chi è che può entrare in DG dei direttori tecnici? Adesso entro io, ragazzi, datemi un secondo che sistemo queste cose qua della diretta e andiamo.
Ok, vado già di là. Allora. Luigi, scusami la violenza. Allora, Chasmo non riesce a parlare su TeamSpeak. Riusciamo a farlo entrare su TS da qualche parte? Su Discord. O se scusa, su Discord, perdonami. Aspetta, ti do il link di... Sì, ti do il link di... del nostro... Se no, del vostro, del Drunken, ce l'ha il Drunken? Io lo giro perché è nuovo anche per, okay, anche per noi, gli giro il mio allora. Allora, aspetta, gli giro... aspetta, aspetta. Giragli il tuo, dai, cosa facciamo? Cazzo, Grand Prix. Ce la famo? Daniel, ci sei? Sì. Ti serve il link d'ingresso del Grand Prix TV di Discord, perché non riesci a parlare qua su TeamSpeak. Invita, copia, eccolo qua. Maggi, Crossland? Sì, sì, Chatmo. Ok, lo metto in briefing, il link. Ecco qua. Chasmo, you have the link in briefing. In briefing chat there is the link for the Discord. Anche Kevin Scullia a sto punto. Yes, sì, sì, sì. Dai Kevin, deve fare. Vatta a fare l'intervista, maledetto. Ma sono mutato. Adesso sei mutato. User disconnected from your channel. Aspetta che lo pucco. Kevin, vai a fare l'intervista. Lo pucco con il link, magari. Ciao ragazzi, io vado alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Avevi pazienza un attimo, Ale, scusaci, ma... mi è scomparso Gianco. User left your channel. Ma, secondo il terzo intervistate? Mi sa solo i vincitori della... delle... Ok, ok. Kevin, ciao Kevin. Va bene, allora buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie della serata. Sì, 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 ho visto che è già entrato. Siete a posto, Luigi? Sì, sì, ok. A dopo. Ma cosa lo chiedi? User disconnected from your channel. User left your channel. Ok, io vado in DG, chi vuole andare, chi vuole venire giù in DG? Devi impostare Kevin. Ah già, Kevin chi? Kevin Scully. No, sta usando Discord anche lui. Ah, ok, perfetto. Io lo sposto comunque, intanto non è un problema. Guarda. Beh, lo vuoi lasciarlo qua? Cioè. No, beh, ma lo sposto giù, giusto, però. Allora, chi ha bisogno della DG, vado giù in DG io. Channel switched. Ok, ci sono. Ciao Ale. Ciao. Dimmi tutto. Niente, ho visto il replay della prima staccata, primo giro, è una GT4 BMW bianca e blu. Ho tirato lui in lungo. Minchia, mi ha praticamente mi ha fatto da sponda. E mi ha buttato fuori. Fammi vedere che la guardo, perché lui mi ha detto che in realtà l'ha centrato qualcuno. Fammi dare un'occhiata. Ok. Perché è Paolo, me l'ha detto prima, è arrivato diretto in canale per dirmi chi cazzo mi ha centrato in curva 1. Quindi okay, è per allora questo che te lo dico, giusto per capire. Vediamo se è in diretta su Twitch mio, se vuoi salutare. Ma è uguale, tanto tanto cioè sono preso di gara, quindi allora lo stesso. Ah no, 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 guarda bene il replay, Ale. Ecco, vi consiglio di fare una cosa. Tu sei andato direttamente al contatto e hai visto che Visentini ti ha centrato. No, io sono Ferrari rossa, davanti a tutti, ero già dentro in curva io. Aspetta. Tu sei Biagiotti? No, Moretti. Ah no, Moretti, che pirla, io ho guardato Biagiotti. Moretti. No, Moretti. Chi è che t'ha centrato? Curva 1. Si è spondato su di me. Non ha spondato su di te, vai indietro sulla BMW bianca, guarda cosa è successo. Ah no, sono uscito dal replay. Vabbè. No, ti faccio vedere praticamente cosa è successo. Paolo era tranquillo perché voi eravate molto più avanti, lui ha staccato ben profondo, ma ci sarebbe stato. Il problema è che gli è arrivato Puzzarini da dietro, che l'ha centrato ed è finito addosso a te. Ah, ok. Trevino. Capito? Esatto, questo è quello che è successo. Ok, ok. Boh. Allora, a posto. No, quando guardate i replay, occhio, perché rischiate di... Quando fate un reclamo, con me non succede perché farò DG completa anche sto giro. Ho visto qualcosina. Quando succede, ricordatevi di guardare sempre un minuto indietro, 30 secondi indietro, perché succede di tutto. Prima di fare un reclamo, occhio, no, perché
ti dico, io non volevo fare reclamo, nel senso volevo vedere un po' la situazione, basta, tanto poi alla fine si sa com'è andata, quindi vai tranquillo. Come cosa è successo? Non ho visto, perché ti ho visto che mi hai doppiato qualche volta, ma non ho... Io ho GT4, quindi ciao, mi doppiavate... Ah, non so cosa è successo, boh, io ho visto... No, ma dico quanto certo sei arrivato te. Ma io quarto. Ok. Mandaradoni ogni tanto laggava di brutto, infatti negli c'era ultimi... anche Gemello che laggava bestia. Cazzo, negli ultimi tipo 8 minuti era 4 secondi da me, ad un certo punto in due giri era 8 decimi. Dicevo, come è possibile? Minchia, si è girato male, manda. Sì. I suoi bestie erano migliori. Ha girato malissimo come tempi. Boh, magari il caldo. Sì, può anche essere, non ero uno. Madonna. Molto. GT4 ci siamo divertiti, eh. Ho visto che c'erano delle belle bagarre quando GT4 doppiavo. È stata tosta. Infatti la prossima volta prendo la GT4. No, allora, io sono veramente divertenti. Cioè, sono divertenti da Dio. Bene. L'unica cosa è che non so quale prendere, perché alla fine non ho provata manco mezza. Guarda, io ne ho provate. Io ho provato la Porsche, mi trovavo da Dio. Ho provato l'AMG stasera, ieri, per dire, vabbè, giro con l'AMG. Figa che bella su Monza l'AMG. Inizia che allora... Adesso Silverstone mi ammazzerà. Adesso Silverstone, figa, prendo 30 secondi, ma fa niente. Ma adesso cosa si fa? Silverstone o... Silverstone o Paul Ricard, dobbiamo capire, non lo sappiamo ancora. No, fai Silverstone, dai, ti prego. Ci stiamo provando, però dobbiamo capire. Non sono io che decido, io mi sono tolto dal direttivo, faccio tanto direzione gara e supporto tecnico. Ah, ok. Mi sono tolto qualche mese fa dal direttivo. Troppo pesante. No, troppa roba da fare, cioè. Poi voglio ricominciare. Sono 5 mesi che non corro, voglio ricominciare a correre seriamente. Quindi... Ci sta. No, ci sta. Faccio. Infatti, non so come fate. Guarda, quando mai sei in... Io ho fatto un campionato, io organizzo praticamente un campionato da solo. Quando ti sei impostato, in realtà lo fai senza problemi. Il problema è quando viene tutto fatto un po' a caso ed è veramente impegnativo. Ma se ti imposti, standardizzi, vai che è un piacere. Non è così difficile. Ah, ok. Dai, sembra difficile, ma non lo era. Sì, da fuori sembra veramente difficile organizzare. No, non è così tosto, davvero. Vabbè. Va bene, dai. Ci riaggiorniamo giovedì prossimo. Buona grazie. Vabbè, l'avrei visto comunque perché mi hanno detto in 3 secondi mi sono trovato Paolo in canale. Perché è del nostro gruppo. Quindi me lo sono trovato in canale. Però ottimo che me l'ho già fatto notare, dai. Bombo, perfetto. Grazie mille. Va caro. Bene. Alla prossima. Buona serata, alla prossima. Anche a te. Ciao. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Switched. Cane Paolino. No, si è mutato. È mutato. È Puzzarini che l'ha centrato. Chi è? Puzzarini che l'ha centrato. Ti hai messo troppo, Angelo, sono andato comunque. E ho capito. No, perché... ho già da fare. È andato a trombare. No, perché è arrivato che mi è arrivato a chiedere assolutamente. Ah, mi fa Moretti, mi fa Visentini mi ha centrato in pieno. Ma aspetta, perché non ci credo molto, perché lui è arrivato un secondo dopo da me. Visentini non ha centrato Moretti, Massimo Giugiani. Non hai centrato Moretti. Guarda il replay. Ho centrato Moretti. No, hai centrato Moretti qua lì quando alla prima curva. Ma lui ha visto soltanto il carro. Esatto. Lì mi sono trovato in mezzo, ho cercato pure di togliermi, ma ho fatto pure peggio. Proprio in mezzo mi hanno lasciato. Sì, sì. Lì è bello che mi ha detto, no, ma centrati, aspetta, guardiamo il replay, perché è arrivato 3 secondi dopo la fine della gara a chiedermi, Andrea, chi mi ha centrato, guarda il replay immediatamente. Ho detto, e alla fine ho visto che Puzzarini ti ha proprio toccato da dietro. Diceva che aveva ragione. Per cosa aveva ragione? Perché dice che... lui con la Ginetta frena più avanti e che quando stava già iniziato a stringere, quando ho iniziato a stringere l'ho visto 50 metri indietro, ho detto vabbè. No, ha ragione un cazzo, ma dove mi pare. Ha ragione un cazzo. Lui dice che siccome la Ginetta frena più tardi là dentro, ma no. Nel senso, secondo me lì non ha ragione. No, mi dispiace. Punto. Lì non ha ragione, cioè io ho tutto il diritto di andare a stringere lì. Assolutamente, lui non ha assolutamente ragione. Mi dispiace, ma fossimo stati vicini e inizio a chiudere. Quella è la classica cosa che si frena dritti, ma sì. Era distante. E lui dice no, guarda, ho dovuto dirgli, vabbè, non sono d'accordo, però la finiamo qui perché sennò litigavamo.
Cazzo, io ho fatto una bella gara. Il problema è che potevo stare attaccato a Daniel Jim perché avevamo lo stesso passo. Il problema principale è che mi sono girato due o tre volte. E... cioè, non è che mi sono girato, sono staccato lungo due o tre volte. E ciao Pierino. Ho perso due secondi, tre secondi e l'ho perso. Porca. Bella però, bello fare le gare di nuovo. Ci stava, peccato, avevo fatto una qualifica, Dio buono. Hai fatto una qualifica della Madonna, te. Avevo fatto una qualifica a baciarsi le mani. Come sei arrivato in qualifica, va? Primo. 56,5. Hai fatto una qualifica della Madonna, hai fatto il tempo della Madonna. Mezzo decimo dal mio best teorico, tipo, una cosa... Kevin è stato stracostante, Scullari, cazzo si chiama. Ha vinto, no? Visto che ha vinto le GT4. Perché è stato stracostante, cioè ha sparato giù i tempi e non si è mai spostato dal 57 nel primo stint 57,5. E dal 58 nel secondo stint. Quando veniva doppiato perdeva 6 decimi. Cioè, poi vedi perché uno, anche se corre da 3 mesi, perché se le 8 ore al giorno, grazie al cazzo la costanza. Vabbè, è pagato per fare quello. È anche pagato. Cioè... aveva vinto una cosa alla Games Week per entrare nel Forzilla, a random. E adesso è pagato. Sì, stream. Non so se vinto, aveva pagato. Aveva vinto una selezione alla Games Week di Milano. No, che ha pagato, dico è pagato, no? Dovrebbe essere pagato, non sono sicuro. Perché non so se è parte proprio del team competitivo oppure no. Non so se fa parte del team Forzilla o fa parte del team competitivo Forzilla. Beh, in qualifica non ha fatto tantissimo. Però no, oggi aveva il best 57,2. Ha visto qualche volta in qualche pista 56,8, ma non di più. Ma è uno youtuber? Che cosa? Fa streaming su Twitch. Ah sì? Fa anche YouTube, sì. Fa anche qualcosa YouTube, sì. Lui giocava molto a MotoGP ai tempi. Ma che, Scully o... Scully. Sto cercando. Beh, andiamo su con gli altri. Che... Channel switched. Matteo, com'è andata? Mi sa che è morto. Matteo è morto? Sì. Si rifiuta di parlare. Channel switched. Channel switched. Matteo, come sei arrivato? Ah, minchia. Che è successo? User joined your channel. Ma Gianco? User joined your channel. User joined Boh, your channel. Dice che si è girato e ha quittato. Ah, si è girato e ha quittato lui. Non lo so, così mi ha detto. Io l'ho visto lì sulla terra. E poi è sparito. Bello che io avevo Maxo che ogni volta mi diceva Andre, va? Ma quanto sei lontano da Todisco? Ma dov'è Todisco? Ma l'hai preso Todisco? È scappato Todisco? Io volevo fare la gara su di lui, Jim, poi non so. Ma Jim che fine ha fatto poi? Jim è andato avanti. È perché io e Dario abbiamo perso tempo battagliando, abbiamo fatto qualche piccolo errore entrambi e quindi abbiamo perso quei 15 secondi da Jim e non l'abbiamo più preso. Io vi avevo raggiunto, cazzo, vi avevo raggiunto, facevo il pit stop, ce la giocavamo. Eravamo tutti lì. Sì, eravamo tutti lì, ci divertivamo. Vabbè, la prossima, dai. Però sono soddisfatto perché, a parte qualche errore che ci sta nel cercare la staccata, visto che è una vita meno in guido, sono soddisfatto della gara io. Bella gara. Boh, io ora come ora vorrei distruggere la pedaliera. Cosa è successo? Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao Claudio. Ciao Kevin. Ciao. Che hai combinato con la pedaliera? A primo giro ero terzo. Freno, l'acceleratore resta bloccato e vado a finire al muro. Vado a sistemare la macchina, sistemo la pedaliera nel frattempo. È nuova la pedaliera? Cioè, questo Sersu ce l'ho da un anno. Nuova? Cos'è? G29. Nuovissimo. Io ce l'ho da due. Io da quanto è che faccio parte dei Drunken, Max? 2 anni? 2 anni e mezzo, da quando inizio a lavorare? Sì, però te non è che la uso. No, non la uso tanto. Io c'ho. No, io non molte di più, Ho cambiato 3 volte posizione. Quei cazzo di pedali qui. Quanto c'è di vita? Piccolissimo.
ancora in teoria. Sia che dici nella testa così. No, è che guarda caso eravamo lì, nelle posizioni di partenza. Jim, Garibaldi, Cugiani, D'Agata, Semeraro e Todisco. Todisco, Semeraro, no, mi sa che... Ma Todisco, Todisco ha girato meglio in gara che in qualifica, eh? Eh sì, perché era dietro anche Cosimo. Todisco ha girato meglio. Cazzo, ma che figata gli highlight di... Ci ha bruciato in partenza, ci ha bruciato sia il corpo che il piano, ha bruciato, porca troia. Bellini gli highlights. E che si è toccato là davanti. Paolo con Paolo, si è girato. Jim si è girato pure. C'è Paolo girato. Ah, devo buttare sul replay sul drive, cazzo. Paolo, hai fatto un 180 per metterti in careggiata. Chi? Paolo. Sì, per forza doveva. Capì, però. Channel switched. Kevin, channel switch. Change car. Intanto che vado a salutare Kevin sulla sua live. Lo ringrazio. Certo, anche se sbatte leggermente, perde secondi a giro. Cioè... Allora, io una cosa che ho notato tostissimo. Alla fine ho fatto un giro della Madonna, ho fatto 58,2 a fine gara con le gomme a mezze morte. Ho notato da Matti che la prima variante è fondamentale. Cioè, io lì perdevo mezzo secondo. Ho scoperto come farlo alla fine. Non è possibile. E poi non riuscivo a farlo uguale. Cosa? La prima variante, la prima staccata. Ah, la prima variante. La chicane, insieme. Io non le so fare le chicane. Infatti giravo 1,48,6. Una roba del genere. Channel switched. Vediamo se mi vede. Ehi là. Quella, ragazzuoli. Ti porto come vuoi. Se vuoi ti porto su in mezzo a altre due o tre persone. Bella gara, grande. Grazie mille. È stata... Io ho una vita che non corro, eh. Io sono l'erbibbo. Andrea Gariboldi in gioco è l'erbibbo. User joined your... Scusatemi un secondo, ragazzi. Ragazzi, Zero, sono un secondo su... stavo parlando un attimo con i ragazzi su... Come cazzo si chiama? TeamSpeak. Devi venire in TS a quei due mongoloidi lì, figa. Devi venire in TS, vi reclamano. Li massacro se non fanno un cervello in due. Hanno un cervello in due, poverini. Scusa, secondo te perché corrono in due? Esatto. Arrivo subito, ragazzuoli, dammi un secondo. Chazmo, una bestia, ragazzi. Però adesso se la vince. Chazmo, ha visto. User was moved to your channel. Oh.